Salve a tutti. In questa lettera da non spedire di oggi la dedico, la invio all'autore o agli autori degli atti vandalici nei confronti della statua di Montanelli, del monumento a Montanelli a Milano, presso gli omonimi giardini. Ipotizziamo che sia una persona, perché alla fine poi sono persone singole che fanno le cose anche quando sono in gruppo. Quindi, caro vandalo, diciamo, comunque protestatore, che hai espresso così le tue critiche nei confronti di Montanelli. Il tuo atto, che mi è giunto all'estero con un certo ritardo, mi lascia per lo più perplesso, nel senso che mi rendo conto di come mi aumenta il numero di domande, non di certezze o di sicurezze, che ho nei confronti dell'uomo Montanelli. Montanelli è un personaggio importante per la cultura italiana, sicuramente, perché l'ha segnata nel bene e nel male, sia per un discorso di grande vita, di una lunga vita che visse, sia per il fatto di aver attraversato da protagonista particolare certe situazioni, senza rinnegarle. Questo è sicuramente importante, cioè fascista nei primi momenti, in cui si è preso anche ha fatto delle scelte da personaggio che era allineato col regime, quindi andando in Africa, volontario, dove avvenne poi l'evento che viene criticato, ma al tempo stesso criticando il regime fino al punto di essere espulso dal partito molto prima che il regime cadesse. Quindi nel 1937 perse la tessera, ebbe grossi problemi lavorativi, tant'è che venne spedito all'estero per trovare un lavoro possibilmente decente, fino ad arrivare ad essere condannato a morte dal regime. Negli anni a San Vittore, negli anni intorno a 42-43, forse più tardi anche. Quindi un personaggio, e poi ovviamente nel dopoguerra, con scelte anche discutibili sul discorso, per esempio, di essere persona comunque intelligente, con una certa preparazione, ma per esempio essere favorevole alla monarchia rispetto alla Repubblica, salvo poi riconoscere di essersi sbagliato. Ecco, questo forse, in Montanelli ci vedo forse tanti elementi contraddittori, di una personalità particolare che sicuramente ha avuto modo di avere una certa cultura, ma che era figlio dei suoi tempi. Quindi mi vengono delle domande nei suoi confronti del tipo, perché una persona che viene da una zona dell'Italia abbastanza progredita, che si è laureata in un periodo in cui era raro laurearsi, non era così comune essere laureati, però ha questi scivoloni, per non dire di peggio, in tanti settori, non solo in questo. Quindi un personaggio che scriveva molto bene, io ho amato moltissimo, per esempio, anche le storie che scrisse. Lui scrisse delle famose storie d'Italia, dai greci fino ai giorni nostri, che erano straordinarie, secondo me, dal punto di vista di uno stile, piacevolissime da leggere, però non erano grandissime opere storiche. Se lo voglio paragonare, con tutto l'affetto, a un altro grande personaggio del secolo scorso, non italiano, Bertrand Russell, si può paragonare che mentre con Bertrand Russell, con il suo peggior libro che scrisse di storia, che è Storia della filosofia occidentale, vinse però il Nobel per la letteratura con uno dei testi peggiori che scrisse, perché non è il miglior testo, la storia della filosofia occidentale di Russell, tra quelli scritti di Russell, laddove Montanelli, con uno dei suoi migliori scritti, non emerse a livello internazionale, insomma, senza nulla togliere alla grandezza sia come divulgatore col suo stile, sia soprattutto a livello di fondi. Montanelli era piacevolissimo da leggere in tanti modi, perché aveva uno stile che si vedeva ricercato, si vedeva che si era formato in un'era diversa ed era stato attento ed era stato preciso. Ma anche in questo si vede appunto le contraddizioni e gli estremi dell'uomo Montanelli, che sa essere eccelso in alcune cose, in altre cose può essere meno eccelso, per non dire mediocre. E quindi anche in questa cosa qui, il fatto di aver seguito questa in una corrente, se non altro, no? Cioè siamo negli anni 30, è un'epoca diversa, quindi senza voler giustificare nessun tipo di comportamento, però bisogna riconoscere che epoche diverse educano personalità e valori diversi. E allora il fatto che Montanelli abbia fatto una cosa, ma magari tempo prima, ma lo possiamo trovare anche, per dire, se cito un uomo tra i tanti, Rousseau, personaggio che si comportò molto male nei confronti dei suoi figli stessi, laddove però scrisse un trattato di educazione dei bambini, e poi, se uno vuole ricercare, scopre che anche Rousseau ebbe un caso molto simile a quello di Montanelli, ma non in Abissinia, in Italia. Venne in Italia, a Venezia, e fece una cosa del genere, quello che fece Montanelli. Cosa voglio dire con questo? Voglio porre una domanda: quanto l'epoca in cui noi viviamo ci influenza e quanto noi siamo in grado di vedere questa cosa qui?
credo che poche persone, volendo fare un balzo più per estremi, ai tempi di Giulio Cesare lo potesse vedere come un genocida. Ma fondamentalmente quello che fece Giulio Cesare fu un genocidio, cioè uccise almeno 1 milione di galli su una popolazione di circa 3 milioni e qualcosa, quindi stiamo parlando di un genocidio. Beh, ovviamente i galli lo videro in maniera negativa, ma nessuno a Roma, penso, si pose la questione del fatto che Cesare fosse distruttivo, o negativo. Cosa voglio dire con questo, appunto? È vero che l'uomo Montanelli era un uomo particolare con le sue credenze, il fatto di essere, per esempio, stato fascista. Non tutti furono fascisti, benché si vivesse in un regime, e fu difficilissimo per chi non lo era andarsene. Pertini abbandonò l'Italia, andò in esilio, altri andarono in esilio, altri scontarono il carcere. Quindi ci furono persone che si posero contro il regime. Montanelli fu quella fronda critica, però al tempo stesso vicina al regime per motivi ideologici, perché Montanelli fondamentalmente era un uomo di destra. Particolare, tutto quello che vogliamo, ma era un uomo di destra e portava avanti queste che erano le sue credenze. Allora io mi chiedo quanto. È una domanda la mia che faccio in generale, al di là del discorso dell'imbrattazione, che è una scelta forte, che vuole porre una questione, ma che poi bisogna, secondo me, estrapolare dal caso particolare Montanelli e svilupparla a livello nazionale, come dire, generale, in modo da farne una riflessione. Quanto Montanelli nei suoi errori, nei suoi comportamenti anche fortemente criticabili, assolutamente, quanto è la percentuale del fatto di essere nato nel 1900 e qualcosa, e quanto è Montanelli Montanelli, cioè la sua personalità nata dal suo ambiente piuttosto che dalla generale, quindi dalla famiglia, e quanto anche proprio dalla sua personalità innata. Non mi sento di altro che avere questi dubbi sull'uomo Montanelli. Cioè, mi rimane un'incognita di un uomo che, pur assurgendo agli onori della cronaca, perché era famoso, divenne comunque conosciuto, eccetera, però in Montanelli forse convivono quelle contraddizioni che forse molto spesso sono tipiche anche della nazione di cui è parte. Che sono a volte delle cose positive, sicuramente, la capacità di riconoscere almeno alcuni dei suoi errori, ma al tempo stesso, e anche atteggiamenti secondo me positivi in altre situazioni, perché riconosce Montanelli comunque una capacità critica e un perseguire certi valori, che per lui erano valori, ma secondo me alcuni possono essere condivisibili, la critica al sistema in generale, eccetera, per esempio, è una cosa positiva, ma all'interno, all'insieme di questi valori ci sono anche delle meschinità piccolo-borghesi, per non dire di peggio, ma non solo nell'uomo Montanelli, cioè l'uomo Montanelli diventa un elemento di riflessione su questa cosa. Quanto questo è dovuto al suo periodo di sviluppo psicologico, eccetera, quanto è insito magari anche un po' nella nazione di cui era parte Montanelli, e quanto è insito in tutti gli esseri umani in generale, questa contraddittorietà che porta a fare anche dei gravi errori, ma al tempo stesso non esiste solo il Montanelli sbagliato o il Montanelli giusto. Ecco, questa è la riflessione che vorrei che il nostro amico imbrattatore facesse insieme con me e proponesse qualcosa di costruttivo, al di là del solo della, della, del gesto, del gesto di protesta, ma anche di un'analisi che ci permetta di diventare migliori anche in questo senso. Grazie per avermi ascoltato e alla prossima lettera da non spedire.